Il messaggio è di non avere paura, di non lasciarsi dominare dalla paura. La responsabilità ce la dobbiamo e la dobbiamo ai più poveri, ai più fragili, ai più deboli tra noi. È una brutta malattia e dobbiamo fare di tutto per impedire che si diffonda. Però non perdiamoci d'animo, facciamo distanziamento fisico ma non sociale, manteniamo reti di solidarietà, vogliamoci bene, sentiamoci, non lasciamoci soli e prendiamoci davvero cura gli uni degli altri. È un messaggio che va al di là dei colori e delle fasce, quello che il vescovo di Treviso ha lanciato da San Trovaso di Preganzol in visita pastorale nell'anniversario della morte di Don Mario Bortoletto, missionario in Camerun. Parole inevitabilmente di speranza, quelle di Tomasi, che lega il lockdown di ieri all'incertezza di oggi, come denominatore comune la solidarietà. E tutti noi ci ricordiamo dove eravamo, cosa facevamo e anche l'incredulità di quel momento. Sicuramente nessuno avrebbe pensato che adesso saremmo stati qui a ricordare quel momento, essendoci ancora dentro in questa esperienza. È stato veramente un cambiamento radicale nella nostra vita, e che però ci ha dimostrato che la solidarietà e la convivenza tra le persone è più forte di ogni difficoltà. Difficoltà che hanno investito la stessa chiesa trevigiana, come se non bastasse la crisi delle vocazioni, anche il Covid ha colpito molti sacerdoti. Facciamo di tutto perché ci sia la messa come sempre in ogni comunità, e se no ci si trova nel rispetto di tutte le regole per un rosario, per una preghiera diversa, per sentire che siamo comunità comunque amata e sostenuta dal Signore. Infine la visita al Museo della Civiltà Contadina a Sette Comuni, dove solidarietà e comunità si sono intrecciati alla memoria. Perché possiate continuare a tessere relazioni buone, a essere strumenti di bene, di memoria e anche di gioia in questo nostro mondo che tanto ne ha bisogno.